fatica a commentare una partita come questa. L'abbiamo dominata, una traversa, un rigore sbagliato, tante occasioni, controllo totale del gioco, e poi una bischerata, una dietro l'altra. Che è successo? Non so quello che ha detto Chierico, perché non si può saperlo. Però qualsiasi cosa che gli ha detto per farlo girare in quella maniera, si è comportato da una persona non intelligente, per non dire altre cose. E questo gliel'abbiamo già detto. Poi però che vada a puntare uno che è già stato ammonito, a questo punto ce lo poteva dire. A questo punto ce lo poteva dire, no? Perché quello che non mi piace a me è che su Spina fanno 35 falli a partita, se lo passano, anche quello che è entrato alla fine, che è Chiosa, e non lo tutelano, no? Hanno fatto i falli, sempre i soliti, però Portanova ha fatto 2 falli in una partita e è stato buttato fuori. Al di là che uno può aspettare di spalle, quello, sì, siamo sempre alle solite. Quello che conforta la prestazione però inizia a girare le palle. Onestamente, perché abbiamo perso 3 partite senza meritarne una. La verità è questa, non abbiamo mai meritato di perdere, però siamo stati capaci di perdere 3. Pescara l'abbiamo regalata. A Chiavari, lascia perdere l'arbitro, a Chiavari l'abbiamo buttata via noi, perché dopo un'ora dovevi vincere 3-0, non c'era niente a dire, e oggi io non parlo, lasciamo perdere, chiaro? Poi è normale che... Uno vuole mettere la palla nel mezzo, ti gira bene, va nel palo e ti entra dentro. Che siamo stati De Polli, che è il secondo rigore che Mercadante sbaglia e non li tirerà più, perché va bene per uno, ma perseverare da stupidi, e andiamo avanti. Purtroppo siamo qui a leccarci le ferite di una partita che non meritavamo assolutamente di perdere, anzi, però è inutile parlarne, è inutile. Ecco. Al di là degli episodi, che comunque sono quelli che contano, perché al di là degli episodi è una cazzata, ma i ragazzi, tutte le domeniche c'è un espulso, un ammonito, due espulsi. Secondo te dipende dal fatto che non sono tranquilli? Da che cosa può dipendere? Se non sono tranquilli a Gubbio, dove devono andare per essere tranquilli? A Gubbio, più di Gubbio, cosa devi fare? Più di lasciarli tranquilli, non rompergli le scatole, dove devono andare? Sono tranquilli, è un modo, abbiamo un modo di giocare, ma oggi non c'entra niente, perché Chierico non ha mica fatto un fallo, è stata una cosa, ha fatto una partita importante e poi l'ha buttata via, perché ha parlato, ha detto qualcosa e a quello non gli è tornato. E oltre il danno ci avremo anche la beffa, perché avremo 2 giocatori squalificati. E domenica ti arriva a Cesena. Noi continuiamo a regalare uomini, anche oggi te ne mancava 4. Sì, appunto. Però dobbiamo solo prendersela con noi stessi dei 3 partite che abbiamo perso. Perciò non è che a me l'unica cosa che mi lascia tranquillo sono le prestazioni, però l'ingenuità le paghiamo a caro prezzo. Ecco, parliamo delle prestazioni. Meglio di così, penso, in questa categoria. L'hai preparata bene, hanno svolto bene i loro compiti. Io dico, si vede che hanno fatto una buona gara, un'ottima gara. Però ti torno a ripetere, anche noi abbiamo perso le altre partite, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo fatto male il primo tempo con la Fermana, col Pineto. Però dimmi quando è che hanno sbagliato proprio totalmente la partita. Quello che lascia la mano in bocca è che potevi fare un tipo di classifica diversa a questo punto, e ti potevi divertire. Ora invece bisogna rimboccarsi le mani e piangersi addosso un serva una mazza, tanto per essere chiari, e iniziare a preparare la partita di domenica. Altri armi ce l'hai, eh? Ti ha detto qualcosa Paolo Indiani? No, vabbè, ci siamo salutati, ci si conosce da 30 anni, che farti saluti, ci mancherebbe altro. Anche prima della partita so che c'è stato un affettuosissimo saluto da te. Ma ti ripeto, ci mancherebbe, continua a dire sempre le solite cose, te l'ho detto, ci siamo salutati. Alla fine io me ne sono andato, mi girava troppo le palle, che devo salutare. Alla fine è meglio lasciar perdere. Buon viaggio. Grazie anche a voi.